Fra le novità della settimana vale la pena di segnalare Credi ai tuoi occhi, il nuovo spettacolo dei Meno 20, il gruppo romagnolo che era stato fra i protagonisti del rinnovamento teatrale degli scorsi anni e che da qualche tempo a questa parte appariva un po' defilato. Lo spettacolo è ispirato alla figura trasgressiva di Anita Berber, un'artista maledetta dei primi decenni del Novecento, attrice, danzatrice, modella, prostituta, ritratta in un celebre dipinto di Otto Dix. Il debutto venerdì 19 al Teatro delle Passioni di Modena. La compagnia Anima Nera si misura con Amleto, un Amleto che nella riscrittura della drammaturga Magdalena Barile è l'erede di una famiglia di industriali brianzoli che, rientrato da un soggiorno di studi all'estero, vuole fare una strage per punire la madre e lo zio, colpevoli di essersi sposati troppo presto dopo la morte di suo padre. Finirà irretito nella trappola degli affetti e nella palude della quotidianità, diventando l'emblema di un fallimento, di un'incapacità di agire. Un altro Amleto, questo il titolo, è in scena da venerdì 19 al Teatro dell'Arte di Milano. L'Edipus di Testori, infine, è il terzo atto della cosiddetta trilogia dello Scarrozzante e vede un solo attore impegnato nei tre ruoli principali della tragedia, quello di Edipo, quello di Laio e quello di Giocasta. Era stato scritto espressamente per Franco Parenti, che l'aveva interpretato per primo, e poi era stato riproposto magnificamente anni dopo da Sandro Lombardi. È interessante vedere ora come si confronta con questa lingua barocca immaginifica un attore completamente diverso come Eugenio Allegri, diretto in questo caso da Leo Muscato. Lo spettacolo è in programma da martedì 23 al Teatro Filodrammatici di Milano. Altro e di più lo potete trovare come sempre nella versione scritta dei consigli. Auguro buon teatro a tutti.